Abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità e quando si gioca al di sotto delle proprie possibilità e l'avversario è in palla e in giornata si va incontro anche a queste brutte figure. Noi abbiamo fatto una brutta figura e c'è poco da addebitare singolarmente. Io direi che globalmente abbiamo fatto una pessima prestazione io per primo. E quindi probabilmente non sono stato capace e in grado di far capire l'importanza di questa partita, visto che affrontavamo una squadra decisamente quotata. L'abbiamo visto sulla nostra pelle, ma questo lo sapevamo, ma siamo stati poco attenti, poco determinati. Sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento dobbiamo rivedere qualcosa, perché non è possibile e inammissibile commettere determinati errori che sono stati comunque evidenti e anche decisivi, direi, però batterei soprattutto sull'atteggiamento globale che non è stato all'altezza. Ma sicuramente abbiamo avuto grande rispetto della Paganese, abbiamo giocato con grandissima umiltà, cercando di tenere i ritmi alti, la prestazione abbiamo visto che di settimana in settimana c'è sempre una crescita, quindi questa è la cosa importante, perché gliel'avevo detto ragazzi, per vincere bisognava fare una grandissima prestazione. Mi dispiace soltanto. Sicuramente anche a merito della Paganese o del merito nostro che per 2 volte abbiamo riaperto la partita con dei gol evitabilissimi perché non si può commettere di nuovo col fallo da rigore dove abbiamo già lasciato 3 punti per essere troppo ingenui.